Cosa intendiamo quando parliamo di etica nella PA, intesa come tracciabilità del processo decisionale alla luce, da una parte, delle nuove disposizioni introdotte dal FOIA per quanto riguarda l'accesso civico e dall'altra dalle misure rese obbligatorie dalla redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione previsto dall'ANAC. Un settore particolarmente delicato è quello degli appalti. Come si può garantire la trasparenza e la correttezza delle gare d'appalto ed evitare fenomeni di distorsione nell'affidamento di prodotti e servizi con soldi pubblici? E quali strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni possono agire come deterrente rispetto ad azioni corruttive senza che questi strumenti vengano percepiti come un aggravio burocratico per le procedure amministrative? Per rispondere a queste esigenze ed aiutare le amministrazioni pubbliche a vigilare, a partire dagli anni 90, Transparency International ha sviluppato i cosiddetti patti di integrità. Un documento che le istituzioni e gli enti locali possono chiedere ai partecipanti alle gare d'appalto di sottoscrivere e che prevede un controllo incrociato e sanzioni nel caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Come predisporre questo documento? Come si usa? Quali sono gli effetti sulla pubblica amministrazione? Lo abbiamo chiesto a Chiara Putaturo di Transparency International Italia, che dal 2011 si occupa di progetti sulla trasparenza negli appalti pubblici nel settore pubblico e privato. Cosa sono i patti di integrità e in che modo possono aiutare la pubblica amministrazione a diventare accountable e trasparente? I patti di integrità sono un accordo tra la stazione appaltante e le aziende partecipanti ad una gara d'appalto, attraverso i quali entrambe le parti si impegnano a determinati principi di integrità, trasparenza e correttezza. Questo è il patto di integrità standard che è adottato da anni anche dagli enti pubblici in Italia. E questo è stato possibile anche grazie all'inclusione del patto di integrità nella legislazione italiana, in particolare nella legge anticorruzione, nella 190 del 2012, che sancisce la possibilità di escludere un concorrente della gara per la violazione dei principi contenuti del patto di integrità. Esiste però un patto di integrità più avanzato, che è quello che è stato implementato da Transparency International dagli anni 90 e prevede due principali elementi di innovazione. Il primo è la presenza di un'organizzazione della società civile che monitora che entrambe le parti, la stazione appaltante e le aziende, rispettino i principi contenuti nel patto e funge anche da intermediaria verso i cittadini. E il secondo elemento di innovazione è invece la copertura del patto di integrità, che non riguarda solamente la fase della gara, ma anche le fasi precedenti, l'analisi dei bisogni e quelle successive, l'esecuzione dei lavori o l'effettuazione dei servizi. Come funziona la sperimentazione dei patti di integrità in corso in Italia e qual è il ruolo di Transparency? La sperimentazione dei patti di integrità non è solo italiana, ma coinvolge 11 paesi dell'Unione Europea e in particolare 17 progetti pilota. Si tratta infatti di un'iniziativa dell'Unione Europea, in particolare della Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana, che ha voluto testare i patti di integrità come strumento per prevenire l'uso fraudolento dei fondi comunitari. E in particolare in Italia i progetti pilota dei patti di integrità sono quattro e due sono monitorati da Transparency International Italia, uno da ActionAid e uno da Amapola. I progetti che monitoriamo come Transparency International Italia sono la costruzione della metrotranvia, di un tratto della metrotranvia di Cagliari. E il secondo progetto, un po' più tecnico, la selezione dell'assistenza tecnica per il piano operativo regionale dei fondi FSE della Regione Lombardia. ActionAid invece monitora un progetto di ristrutturazione del parco archeologico di Sibari in Calabria e Amapola un progetto di riqualificazione dell'area delle Madonie in provincia di Palermo. Il monitoraggio sulla progettazione e la realizzazione del collegamento Repubblica Stazione della Metropolitana Leggera di Cagliari. Come funziona? Chi coinvolge? Quali sono le attività previste e i risultati attesi? La gara d'appalto della nuova tratta della tranvia di Cagliari, che collegherà Piazza Repubblica alla stazione ferroviaria,
è indetta da ARST, l'azienda di trasporti della Regione Sardegna, ed è stata premossa dalla Regione Sardegna. Il monitoraggio è iniziato a dicembre 2015 con l'analisi dei documenti preliminari del progetto. È stata realizzata da Transparency International Italia con l'aiuto di alcuni esperti, in particolare un esperto legale, un esperto tecnico, un ingegnere dei trasporti ed un esperto in economia. E parallelamente ad aprile 2016 è stato siglato il patto di integrità tra Transparency International Italia e la stazione appaltante per mettere nero su bianco tutte le condizioni tutte le condizioni contenute nel patto di integrità. E sempre ad aprile 2016 si è aperta la gara d'appalto e Transparency International Italia ha quindi verificato che ci fosse un certo livello di trasparenza durante la gara stessa. E attualmente siamo nella fase di valutazione delle offerte di gara. E in particolare Transparency International Italia sta verificando che la commissione operi in maniera corretta. E già la stazione appaltante ha riconosciuto alcuni vantaggi da questa collaborazione di un'associazione della società civile ed in particolare, oltre ad un ritorno di immagine, anche una maggiore attenzione ai procedimenti di gara e anche un disincentivo per le aziende concorrenti a utilizzare dei metodi poco trasparenti. E un aspetto importante che subentrerà più nella fase di esecuzione è quello della partecipazione della società civile, per cui abbiamo però già elaborato delle basi. C'è in particolare un sito internet, monitorappalti.it, che è già attivo online e sul quale verranno caricati progressivamente tutti gli sviluppi del progetto ed anche i report di monitoraggio di Transparency International Italia. C'è inoltre una sezione a disposizione dei cittadini per riportare qualsiasi suggerimento, commento o critica sui lavori. C'è inoltre una sezione collegata ad un servizio di Transparency International Italia per le denunce e le segnalazioni di casi di corruzione. E inoltre prevediamo anche una pagina ad hoc per gli open data del progetto, dove tutti i cittadini potranno scaricare quindi i dati aperti sull'esecuzione della linea della tranvia. E in ultimo, a partire dall'anno prossimo, prevediamo anche il coinvolgimento degli studenti attraverso un reportage fotografico e delle interviste proprio sul tratto della nuova tranvia.